C'è una pagina di Benedetto Croce nel suo diario durante i 45 giorni di Badoglio. Non si parla più del Mussolini, dice, lui amava sempre mettere l'articolo, non si parla più del Mussolini, scrive un diario per sé. Dice, però io imploro gli storici del futuro di ricordarsi che era una persona di corta intelligenza, di moralità dubbia, quindi vi prego di non rivalutarlo poi fra 40 e 50 anni come un gigante della politica. È una pagina meravigliosa. Ora, questo mi porta a parlare di costumi. Noi sappiamo che la storia del trasformismo raggiunge le vette nella carriera abbastanza nota di quest'uomo. Estremista sovversivo all'interno del Partito Socialista, quindi la cacciata dei riformisti sfida Treves, Claudio Treves, che era un gran signore, deputato socialista, padre dei due fratelli Treves di Radio Londra, il quale lo sfida a duello, ma essendo sostanzialmente un uomo di scarso coraggio, rifiuta il duello che invece Claudio Treves gli offriva dalle colonne dei giornali. E però sfida il Padre Eterno, se c'è mi fulmini, mette l'orologio sul tavolo in attesa che il Padre Eterno si scomodi per fulminarlo, perché ha avuto l'ordine da lui di fulminarlo. Una figura provinciale, profondamente provinciale, legato ad una lotta politica di quartiere. Naturalmente questo i biografi lo hanno enfatizzato, il figlio del fabbro, no? Il figlio del fabbro, mentre magari altri dirigenti politici avevano origini sociali diverse, quindi far valere questo elemento. Ovviamente questa caratteristica lui la usa in tutte le fasi della sua carriera, quindi è il filo conduttore, con la disinvoltura sostanzialmente immorale di coniugarsi via via con diverse forme di potere. Ho detto prima, e credo che sia sempre giusto ricordarlo, senza la complicità della corona, che già aveva fatto un colpo di Stato nel 15 portando l'Italia in guerra contro la volontà del Paese e del Parlamento, la carriera sarebbe rimasta agli albori. Nelle elezioni del 19 non hanno neanche un eletto, nel 21 si rivota e ci sono una pattuglia di deputati, quindi è una vita grama quella del movimento fascista, molto violento, aggredire i singoli, assaltare anche le amministrazioni comunali. Direi che a Bari questo non suona come un fatto remoto, ma come un fatto molto vicino nel tempo. Direi di più, questo è giusto perché ho voluto fare questo cenno, ma arriva al governo perché? Perché il re si rifiuta di proclamare lo stato d'assedio contro questa manifestazione rumorosa e anche abbastanza scalcinata, e gli affida l'incarico di fare il governo. Furbesco mette nel governo solo tre ministri fascisti, tutti gli altri sono degli altri partiti, popolari, liberali a non finire, democratici, e decolla un governo di coalizione con minacce, no? L'aula, avrei potuto fare di quest'aula un bivacco dei manipoli, eccetera, e cosa che detto al Parlamento è di un'offesa enorme. La corona assiste impassibile, eppure secondo lo statuto albertino il re ha poteri enormi rispetto al primo ministro, che peraltro il primo ministro ha via via sgretolato con una serie di interventi legislativi fino agli anni 28, 29, 30. Quindi il premierato, diciamo così, ha un antenato remoto per esperienza. E nel primo anno di governo, nel 23, decine e decine di consigli comunali vengono sciolti perché socialisti. Va bene, quindi la tecnica è quella.